La corsa in ospedale, l'operazione che permise di estrarre il proiettile della nuova vita in sedia a rotelle a causa di una lesione midollare. Il sogno di diventare un campione del nuoto spezzato dagli spari davanti ad un pub alla periferia sud di Roma nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019. Manuel Bortoruzzo resta così paralizzato a 20 anni, ma non si è mai arreso. Ricordo tutto un po' come fosse ieri, ma ricordo, diciamo, con più piacere forse le cose belle che poi sono riuscito a fare. Oggi l'atleta paralimpico ha incontrato al palazzetto dello sport di Montevarchi oltre 400 studenti degli istituti del comune in una giornata dedicata al tema sport ed inclusione. L'iniziativa è il proseguo di un cammino che avevamo già iniziato, abbiamo invitato prima Zanardi, che è un altro grande campione, e poi Paolo Rossi e adesso Manuel, perché il nostro tentativo è proprio quello di far conoscere attraverso i grandi campioni degli sport i grandi uomini che in realtà ci sono dietro. Quando si tratta di incontrare i ragazzi sono sempre ben volentieri, perché se bisogna cercare di fare un piccolo cambiamento in qualcuno è meglio farlo appunto nei ragazzi, che insomma hanno una vita intera davanti dove possono sperimentare cose nuove. E quindi il messaggio che poi vorrei lasciare è quello che insomma la vita non si ferma davanti a nulla, la vita va avanti, solo davanti alla morte si ferma. Quindi in quel momento, fino a che abbiamo la possibilità e l'opportunità di vivere, dobbiamo vivere e dobbiamo riuscire a fare quello che sentiamo dentro al meglio. Manuel Bortoluzzo, grazie alla sua tenace passione per il nuoto ma anche per la vita, si è rimesso in gioco ed è tornato a vincere. Il prossimo obiettivo sono le Paralimpiadi a Parigi 2024. Adesso stiamo preparando un sacco di cose bellissime e non vedo l'ora di andare a fare gare sempre più importanti, e quindi super super contento che sia rimasto al centro di quella che è la mia vita, la mia essenza.